Ciao ragazzi, bentornati in nuovo video. Allora, come da titolo, un anno di My Curly Girl Method. L'avreste mai detto voi che ci saremmo arrivati? Io sì, ragazzi, perché ormai questo, diciamo, stile di vita nuovo dei capelli è diventato parte di me e non lo lascerò mai più. Ma questa non è una novità, lo sapete, ve ne ho parlato all'infinito. Ragazzi, i miei capelli da quando io ho iniziato il My Curly Method, anzi il Curly Girl Method, perché prima, o meglio, in realtà si chiama così, ma se avete seguito tutta la vicenda ve ne ho parlato qui su YouTube e anche su Instagram. Qui su YouTube nella playlist trovate un video in cui ve ne parlo. Diciamo, la community italiana, che anche non solo italiana, diciamo, non tutti seguono il metodo precisamente come si deve seguire con i dettami della creatrice, quindi è diventato il My Curly Method perché è personalizzato. Personalizzato però, bene o male, inizia a crescere, non si regge più. Personalizzato per, ma comunque bene o male tutte seguiamo lo stesso criterio. Tutte con quello mai. Ma veniamo a noi. Allora ragazze, quanto amo questo metodo. I miei capelli sono rinati, me ne accorgo non solo da me, ma me ne accorgo perché per strada, cioè le persone che incontro o con cui parlo mi dicono, mi fanno complimenti sui capelli, mi chiedono come faccio avendoli ricci e trattati a tenerli così bene. Ovviamente questo i primi giorni di shampoo, perché verso gli ultimi giorni di wash day con refresci continui, con questi refresci continui i miei capelli insomma iniziano a diventare paglietta e ad essere crespume totale, ma sapete che io amo comunque un po' il crespume perché mi dà volume, quindi ci sta. In ogni caso, anche su YouTube, anche su Instagram, inizio a ricevere complimenti, cioè ci sono persone che mi scrivono e che mi chiedono consigli e che mi dicono che ho dei capelli meravigliosi, cosa che non accadeva prima, cioè io non lo so, me ne accorgo che sono cambiati e ve ne state accorgendo anche voi. Comunque, veniamo a noi, un anno di My Curly Method, parliamone. Allora, io, cioè, non so cosa dire perché ho speso tantissime parole in questo lungo cammino, in questo lungo anno in cui abbiamo praticamente iniziato insieme, perché io l'ho iniziato qui su YouTube insieme a voi. È vero che precedentemente avevo studiato, indagato, capito, ho cercato di addentrarmi il più possibile, quindi dopo mesi in cui io e il metodo ci annusavamo, alla fine ho ceduto e mai scelto il migliore della mia vita. E quindi a giugno dell'anno scorso abbiamo praticamente iniziato insieme questo percorso. Abbiamo provato tanti prodotti, ancora io ne ho da provare, lo so che questa cosa è devastante. Dovrei metterci una mollettina, ma non ce l'ho qui a portata di mano. Cercherò di tirarli, ok? Abbiamo provato tantissimi prodotti insieme, tantissimi ancora ne ho da provare, ne ho tantissimi da acquistare, non vedo l'ora, ma come sapete ho un smaltimento, quindi uno entra, uno esce, anche se ogni tanto cedo. Come ben sapete, perché io confesso tutti i miei peccati acquistiferi qui su YouTube e su Instagram, ma veniamo finalmente a noi. Allora ragazze, che posso dire del metodo che io non abbia già detto? Mi avete chiesto di fare un video appunto di dopo un anno di esperienza. Ecco, facciamo così che forse è meglio. Mi avete chiesto di fare un video dopo un anno di esperienza. Io so che c'è tanto da dire, ma so che anche tanto oramai io ho detto. No, mi danno fastidio qui dietro. Allora, che cosa dire? Il My Curly Method è... mi ha dato una visione diversa dell'utilizzo e dell'acquisto dei prodotti. I prodotti che acquisto sono con ingredienti più consapevoli. Perdonatemi se sentite questo rumore, sono le notifiche del cellulino che non so, sì, vabbè, dopo. E quindi mi ha dato un uso più consapevole dei prodotti e della scelta di questi. Io adesso non acquisto più prodotti che hanno solfati, che hanno alcol seccanti. Cioè io ad oggi mi domando, ma se io compravo delle maschere o dei balsami, degli shampoo, dei prodotti... Facciamo l'esempio, io acquistavo una maschera che doveva idratare e all'interno della maschera
c'erano degli alcol seccanti, oltre a tante altre cose che non ci sono più perché, vi ripeto, io utilizzo solo prodotti adatti al Microly Method e sappiamo bene che hanno solo ingredienti, e non parlo di bio, parlo proprio di tipologia di ingrediente che non fa male al capello, quindi senza alcol, senza cere, senza senza, insomma, senza tantissime cose, ma di questo ne avevo parlato già tanto. Ora io mi domando, io acquistavo una maschera felicemente felice di acquistarla perché era una maschera idratante. Ad oggi io so che acquistavo una maschera che magari conteneva dei solfati o conteneva degli alcol, soprattutto conteneva alcol seccanti, e quindi mi domando come facevo io a idratare il capello se allo stesso tempo ci mettevo su un prodotto che me lo seccava come l'alcol. E quindi i prodotti che io adesso utilizzo, e quindi perché dico il Microly mi ha dato un uso più consapevole dei prodotti e un acquisto più consapevole, perché adesso io acquisto solo prodotti che non hanno veramente ingredienti dannosi per i capelli, che ecco non rientrano tutti nel bio, anche nel bio ci sono ingredienti dannosi, quindi io analizzo tutto sul CurlBot e quindi se mi dice che è ok e compro. Perché un utilizzo più consapevole del prodotto? Mi ha insegnato il metodo ad utilizzare i prodotti in maniera differente, quindi ad alternare proteine e idratazione, cosa di cui io prima non ero assolutamente a conoscenza. Magari ai tempi pre-metodo io compravo una maschera proteica, non sapendo che fosse proteica, la utilizzavo quotidianamente, inteso come wash day, come shampoo, quindi la utilizzavo una volta a settimana e non mi rendevo conto che stavo facendo male ai capelli. E magari quel prodotto poi io lo bocciavo anche perché dicevo no, non mi è piaciuto perché mi ha seccato i capelli, grazie. Cioè, riempi di proteine senza fare un'alternanza di idratazione e ci sta, però io all'epoca non lo sapevo, quindi mi ha dato un uso più consapevole dei prodotti. Non utilizzo più lo shampoo, utilizzo shampoo Lupu, quindi utilizzo shampoo leggeri, una volta ogni tot shampoo, faccio il co-wash, quindi non aggredisco il capello appunto con lo shampoo, faccio il purificante una volta ogni 4 shampoo, cioè è tutto un ciclo di cui non voglio tornare a parlare perché vi ho parlato ampiamente delle mie routine. Fatemi sapere se volete una routine aggiornata, ve la faccio, ma oramai la conoscete, sempre quella. Questo ciuffo mi sta uccidendo. Che altro dirvi? Oltre dei prodotti, lo styling. Io ho iniziato a fare uno styling diverso da quello che facevo prima. È vero che un tempo io stiravo sempre, poi ad un certo punto ho iniziato a non stirare più. Quando ho iniziato a non stirare più, ho iniziato a ricordare che cos'era dover acconciare, lavare e asciugare un capello riccio. Io non lo ricordavo più perché ormai anni che andavo dal parrucchiere, il sabato lavavo, stiravo e diciamo lunedì ero già ondulata, martedì ero già medio riccia, mercoledì ero in uno stato pessimo fino al sabato successivo, a meno che io non passassi la piastra. E questo era un circolo vizioso in cui oramai io ero entrata a un loop in cui non ne uscivo più, quindi ho deciso di non stirare più i capelli, e da lì poi è stato man mano un processo che mi ha portato a capire che il mio capello riccio era devastato e che dovevo fare qualcosa, e da lì sono approdata al metodo. Ma veniamo allo styling. Lo styling per me è sempre stato metti schiuma, metti gel, cioè anzi no, metti schiuma, gel non lo utilizzavo proprio, utilizzavo sempre la schiuma, ricordo ai tempi, oppure utilizzavo prodotti tipo Sunsilk, creme, arriccianti, con cui mi trovavo anche bene, ma davano uno stato apparente ai capelli di bellezza, ma in realtà i miei capelli non stavano bene, ma io non lo sapevo. Quindi adesso invece ho scoperto l'uso del leave-in. Io non avevo mai utilizzato il leave-in in vita mia. Il leave-in è importantissimo, io non lascerò mai più il leave-in. Se devo partire e ho poca disponibilità di bagaglio, il leave-in sarà sempre con me, se so che ovviamente dovrò bagnare i capelli, altrimenti porterò solo una schiuma, giusto per o un qualcosa. Devo ancora trovare il mio bilanciamento di partenza, ovvero di viaggio, però pian pianino arriverò anche quello.
Comunque, lo styling perché ha cambiato? Perché io ho scoperto tantissime tecniche di styling, ho scoperto invece che tantissime tecniche di styling che io già conoscevo e utilizzavo da quando ero piccina, invece esistevano, avevano dei nomi o che magari c'erano persone che le inventavano dopo di me, ma io le facevo già dai secoli. Quindi ho scoperto realmente tutto un nuovo mondo. Ho scoperto che il capello va trattato in maniera diversa da come lo trattavo io, da riccio ovviamente. Ho scoperto appunto il leave-in, l'idratazione che io non mettevo anche dopo shampoo, io facevo solo le maschere, maschere e balsamo sempre, ma poi non mettevo un idratante, quindi andavo a usare prodotti seccanti, prodotti con alcol seccanti, insomma un macello. I miei capelli non erano malissimo a livello di aspetto, tanto tempo fa, prima delle continue stirature, però comunque diciamo riuscivo ad ottenere un riccio bello, ma non avevo il riccio che ottengo adesso, e quindi mi rendo conto che l'apprendere tantissimo anche sullo styling è tanta roba, perché ogni capello va trattato in maniera differente, quindi un capello sottile, un capello spesso, un capello con più porosità, con meno porosità. Io ad esempio reggo bene tanti prodotti, quindi io metto il leave-in, metto il gel, metto la spuma, io metto tanta roba in testa e riesco oramai quasi a saperla dosare bene, quindi anche questo è un valore aggiunto. Riuscire a dosare bene i prodotti ti dà uno styling buono, ma se tu non ci lavori sullo styling non l'avrai mai uno styling buono. Quindi vai di raking, vai di pre-end, vai di, capisci che devi aggiungere acqua. Io ad esempio metto il leave-in, se ho strizzato troppo aggiungo acqua, scrancio, poi aggiungo il gel, scrancio, se mi rendo conto che il capello inizia a seccare aggiungo di nuovo acqua, quindi spruzzo, vaporizzo, mai acqua corrente, vaporizzo, scrancio, dopodiché aggiungo la spuma. Cioè ci sono tante tecniche, tanti modi, ogni volta il capello esce in maniera diversa perché magari hai fatto un piccolo passaggio in maniera diversa e ogni volta è una nuova scoperta, quindi è realmente realmente un mondo. Ah sì, il My Curly Method mi ha realmente cambiato i capelli e il concetto di acconciare, sistemare e dare vita ad un capello riccio per cercare di domarlo. Poi, che altro, ragazze? Io non lo so, io non mi sono preparata a questo video, non so che dire, perché veramente penso di aver detto tutto, però mi avete chiesto in tantissime di fare un video conclusivo all'anno, cioè allo scoccare dell'anno. Lo scoccare dell'anno è giunto. Io posso solo dirvi che questo metodo, lo ripeterò all'infinito, mi ha veramente aperto la mente, mi ha cambiato la visione del capello, mi ha cambiato la visione della cura del capello, mi ha cambiato il modo di approcciarmi ai miei capelli, ma soprattutto mi ha cambiato i capelli. Cioè io, da che, devo essere sincera, voi lo sapete, mi avete sempre visto liscia, io li odiavo i miei capelli, io li detestavo i miei capelli, io adesso li amo, adesso, cioè, il pensiero di doverli stirare, dico, veramente, cioè, è difficile, cioè, se prima stiriamo e risolvo, adesso è dura pensare di stirare i capelli. Sicuramente i capelli lisci saranno sempre nel mio cuore, perché io amerò sempre il capello liscio, perché io amo il capello liscio, ma ho una nuova consapevolezza in cui ho capito che bisogna amare ciò che si è e rendere al meglio ciò che si è. Bisogna cercare di essere sempre la versione migliore di se stessi, sfruttando quello che si ha per cercare di raggiungere anche quello che non si ha. Certo, ovvio, in questo caso parliamo di capelli, io dico essere al meglio in tutto, nella propria interiorità, nel proprio essere con gli altri, però in questo caso parliamo di capelli. E quindi è ovvio che cercare di essere al meglio in quello che si ha, ma se dire cercare di essere al meglio per ottenere quello che non si ha dipende da quello che si vuole. Cioè io non potrò mai avere dei capelli lisci naturali, quindi il mio obiettivo non sarà mai il desiderio di avere un capello liscio, che so che non avrò mai, ma il mio obiettivo sarà di avere il meglio dal mio riccio, quindi da cercare di farlo diventare sempre più
più bello. E credo di essere sulla buona strada. Va bene, detto questo, cioè io credo di essere stata abbastanza concisa, o quantomeno ci ho provato, e credo di avervi parlato nella totalità, anche se molto aleatoriamente, di un anno di metodo, perché realmente io vi ho detto di tutto in quest'anno. Quello che veramente mi sento di dirvi lo ripeterò, cioè lo ripeto per l'ennesima volta, lo so, sono molto ripetitiva, ma ragazzi, io lo consiglio davvero a tutti, consiglio a tutti di provarlo, anche alle ragazze con i capelli lisci. Voi siete più fortunate, tra l'altro, perché voi tutta la parte styling non la dovete fare. Al massimo un anticrespo se avete un capello liscio, ma un po' ribellino. Ma se avete i capelli lisci, cioè tutta la parte di styling, di scrunch, di tecniche, quella ve la risparmiate, ma potete comunque approcciarvi al metodo e utilizzare dei prodotti che non vi rovinino i capelli anche con i capelli lisci. L'importante, ripeto, è cercare di potenziare il proprio essere all'estremo e anche di più. Io sono così, io non mi accontento mai, io ho un ideale nella mia mente che fondamentalmente non esiste e che non comprendo neanche io. Cioè, bisogna sempre cercare di andare oltre e di cercare di migliorare se stessi è quello che si è, però mi sa che stiamo sfociando in tutt'altro. Comunque, detto questo, ragazze, spero che il mio anno di metodo sia riuscito a parlarvene, anche se forse avrei dovuto guardare qualche anno di metodo di qualcun altro e prendere spunto, ma sono io, che lo sapete, vado sempre così, accendo, vado a braccio. Quindi, che dire? Se avete qualche domanda, lasciatemi un commento, mi raccomando, lasciatemi tanti commenti, fatemi sapere se voi avete notato un cambiamento nel vostro percorso di metodo o se l'avete notato nel mio. Se non lo seguite, fatemi sapere se siete intenzionate a seguirlo, se siete curiose, se lo seguirete, fatemi sapere tutto quello che volete sapere, o meglio, tutto quello che volete sapere da me, fatemi quelle domande che volete, mi sto un po' incartando. Detto questo, come sempre vi invito a iscrivervi al canale se questo video vi è piaciuto, a lasciarmi tanti like, a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati di ogni nuovo caricamento, e passatemi a trovare assolutamente anche su Instagram, perché lì sono H24 strapresente. E basta ragazze, questo è tutto, questo è veramente il video di oggi. Io spero di avervi fatto un riassunto generale, ma non credo, insomma, ho parlato a raffica senza avere una scalettina, come sempre. E basta. Spero che il mio video, un anno di metodo, davvero vi sia piaciuto. Detto questo,